una consegna di un biglietto, è uno dei 5 milioni che abbiamo venduto, quindi questo è il biglietto tuo riservato, e lasciamo la parola al Presidente del Consiglio. Grazie. Grazie, grazie Beppe, grazie di cuore. No, questo però prezzo zero, questo non va bene, questo è gratis. Quindi questo è uno dei 5 milioni di biglietti che già sono stati venduti e credo che sia un primo passo molto importante, però Beppe io credo che noi dobbiamo darci un obiettivo in più. Siamo dati 23 milioni, se non vado errato, di biglietti, 24 milioni di biglietti da vendere. Sarebbe molto bello se noi riuscissimo entro l'inizio della manifestazione, dell'evento, arrivare a 10 milioni venduti. Se voi pensate che abbiamo venduto 5 milioni di biglietti soltanto adesso, nelle condizioni che tutti voi conoscete, questo dimostra una cosa, dimostra che c'è una grandissima fame di Italia, c'è una grandissima voglia di un paese che sia in grado di dare qualità, dare bellezza, in particolar modo nei settori dell'agroalimentare, della qualità della vita, dello stile, che sono i settori trainanti l'Expo, ma più in generale c'è una grande fame d'Italia in tutto ciò che il nostro paese può dare. E allora questo è il Ferragosto al lavoro, anche se sembra che sia il 13 novembre più che il 13 agosto, da quando c'è questo governo piove sempre, facciamoci qualche domanda e diamoci qualche risposta, ma abbiamo Cantone per cui non abbiamo problemi anche su questo, Raffaele, quindi va bene. Battute a parte, dico che era molto per noi importante essere insieme a voi, in particolar modo insieme agli operai, che sono i veri, agli ingegneri, ai geometri, agli architetti, alle operai e agli operai che stanno facendo una cosa grande. Non stanno semplicemente costruendo un'opera, non stanno semplicemente tirando su dei padiglioni, stanno costruendo e restituendo l'orgoglio a un paese che ha bisogno come il pane di poter dire che l'Italia ce la fa. E che noi non lasceremo il futuro ai gufi e a coloro i quali sperano nel fallimento del nostro paese. L'Expo sarà il 1° maggio del 2015, sono pronto a scommettere con voi, anche grazie al lavoro straordinario che in squadra, che in team stiamo facendo tutti insieme, una delle chiavi di ripartenza straordinaria del nostro paese. Abbiamo affrontato i problemi che andavano affrontati, anch'io ringrazio, oltre naturalmente a Beppe Sala e a tutto il suo team, a tutti i suoi collaboratori, ringrazio l'ANAC, che è l'autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, ringrazio il prefetto che ha svolto e svolge un lavoro di straordinaria sponda e squadra insieme, tutti stiamo facendo del nostro meglio perché le cose viaggino bene, ma le cose viaggeranno bene, stanno già viaggiando bene e viaggeranno bene sempre di più. E allora, in sintesi estrema, 147 paesi. C'è la Turchia o no dentro nei 147? C'è. Perché ho fatto una trattativa con Erdogan l'altro giorno per telefono perché voleva venire via la Turchia, adesso gli ho detto che gli facciamo lo sconto, basta che vengano, quindi tanto paga Sala, sicché non c'è problemi. Questa è una battuta, no, faccio per dirlo perché non vorrei, ho fatto una battuta, sottolineo, Renzi, Sala e la Turchia, ti immagino, quindi era una battuta. 147 paesi, 5 milioni di biglietti già venduti. Un obiettivo molto importante con il mondo cinese, 1 milione di visitatori dalla Cina e saranno di più, io sono convinto, ne parlavo con Beppe in macchina, una occasione per il nostro governo, i due Maurizi, che ormai sono una coppia di fatto qui quando si parla di Expo, Maurizio e Maurizio, bello, Martina dice io non ho problemi, Lupi qualcuno in più sì, notoriamente, ma la cosa divertente è che sarà anche l'occasione per dare un messaggio, perché non soltanto per le loro competenze diciamo territoriali, ma anche perché per Maurizio Martina questo lavoro sull'Expo coincide con il piano di rilancio dell'agroalimentare, con l'obiettivo dei 50 miliardi di euro che noi ci siamo dati come governo rispetto ai temi dell'export sul food e sul vino, quindi food and wine, e per Maurizio Lupi il tema dell'Expo e dell'organizzazione delle infrastrutture si collega alla grande esigenza di ripartire sulle infrastrutture che avrà in una cornice molto seria e equilibrata nello sblocca Italia il punto di riferimento fondamentale. E allora io sono qui semplicemente a dire grazie agli operai, grazie agli ingegneri, grazie ai geometri, torno prima del 16 ottobre, perché? Perché il 16 ottobre a Milano ospitiamo i capi di Stato e di Governo dei paesi asiatici insieme ai 28 paesi europei.
Sarà un'occasione molto importante durante il semestre italiano, sarà un'occasione particolarmente significativa e importante per il semestre italiano, se volete, ok, questa, ero lì che non riuscivo a capire, prendo le domande se le volete, non è un tre domande rapide, dicevo, sarà un'occasione molto importante, 16 ottobre, lì dobbiamo fare un grande punto di avanzamento, lo stato di avanzamento dei lavori sarà ancora più impressionante, chi c'è stato qualche settimana fa mi dice che già sta cambiando il paesaggio, il panorama, le tende sono molto belle, avete visto il legno che è una caratteristica molto importante anche per il futuro di parte dell'edilizia italiana, avete visto che sta funzionando molto bene praticamente tutto, noi il 16 ottobre qui ospitiamo a Milano praticamente tutti. Abbiamo insomma, sostanzialmente tutti i paesi europei più i paesi asiatici, per cui sarà un'occasione per fare il punto della situazione e qui da qui al 16 ottobre ci sono 2 mesi, bisogna correre e correre alla grande, lo possiamo fare. Se ci sono 2 domande al volo le prendiamo, se no vi salutiamo. Bene, non ci sono... no. Ragazzi, veloci, rapidi. Questo però è una domanda un po' interessata di qualcuno che lavora nel settore, se mi capite, quindi prego. Sì, per quanto riguarda lei è, scusi? Sarà monaci sulle 24 ore. Bene. Per quanto riguarda le richieste che il Comune di Milano fa al governo, quindi 130 milioni per il TPL, rifiuti e quant'altro, e anche gli emendamenti per assunzione a tempo determinato e straordinaria. Ecco, mi chiedo se su questo ci sono delle risposte. Altre domande? Prendiamo 3, facciamo insieme, vai. Una domanda. Rapidi laggiù. Prego. Corriere TV, volevo chiederle se ieri lei ha incontrato Draghi, ovviamente il silenzio equivale ad un assenso. Bene, va bene, la vedo sulla notizia come sempre lei. Prego, andiamo avanti. Se prende il microfono ci fa un regalo. Fernando Mancini, Radio Corriere Sole 24 Ore, Bruxelles, paese senza strategia, cosa risponde? Bruxelles è un paese senza strategia? C'è la sua opinione di questo su Bruxelles? Beh, mi sembra una cosa interessante. Cioè, lei mi sta dicendo Bruxelles chi? Prego, scusatemi, mi state dicendo Bruxelles chi? Non vorrei che si dimettesse anche Bruxelles, io in passato ho detto Fassina chi e si è dimesso, però Bruxelles chi? Bruxelles dice che... Bruxelles chi, scusi, Bruxelles parla, cioè... chi, prego? La Commissione. La Commissione, le risulta che la Commissione ha detto che il Paese è senza strategia? No, perché facevo per separare i fatti dalle opinioni, comunque vengo alle risposte... Presidente, un'ultima domanda... Eccolo, prego. Si può dire che il cantiere dell'Expo è un po' la metafora del cantiere del governo, cioè fare in velocità, cambiare in velocità e in questa dinamica come si può cambiare secondo lei lo statuto dei lavoratori, in che direzione? Grazie. Allora, vi vedo tutti interessatissimi ai temi dell'Expo, quindi partirò dall'enunciare i 147 paesi, quali padiglioni avranno, no, al di là delle battute, credo che sia ovviamente rispettabile e da rispettare il vostro lavoro, quindi vi risponderò alle domande. Credo però anche che, ve lo dico con il sorriso, finché il nostro paese continuerà a parlare di altro di fronte a dei fatti di cui parla tutto il mondo, questo sarà uno dei motivi di difficoltà dell'Italia. Lo dico rispettando serenamente il vostro lavoro, ma credo che se di fronte a una cosa enorme qual è l'Expo, di cui io parlo sempre, perché vado in Kazakistan e c'è giustamente Astana nel 2017, parlo con Sheikh Mohammed e mi dice nel Dubai 2020, parlo con i paesi e mi dicono vogliamo venire, se a fronte di questo le vostre domande sono se ho visto ieri Draghi, beh vi rispondo nel merito, sì ho visto Draghi, lo vedo spesso, due, rispetto all'articolo 18 ho già risposto in una intervista che ho fatto ieri per una... ieri è una trasmissione televisiva, credo che l'ultimo tema di cui noi abbiamo bisogno è una discussione ideologica, noi abbiamo bisogno di creare posti di lavoro e faremo di tutto perché questo avvenga riscrivendo tutti insieme nella delega lo statuto dei lavoratori che credo che abbia bisogno di futuro e non soltanto di racconto per il passato. Mi è stata fatta un'ulteriore domanda sul... diciamo, mi è stata fatta una domanda sostenendo che la Commissione europea dica che l'Italia non ha strategia. Credo che questo sia l'ennesima dimostrazione di mancanza di rapporto con la realtà. In tutti i paesi, tutti e 28 i paesi, si inviano dei documenti e si ricevono delle risposte con delle considerazioni critiche. Dopodiché i paesi membri fanno le proprie valutazioni alla luce di ciò che viene detto e scritto.
mi fa piacere che voi adesso vi siate accorti che c'è un problema di fondi strutturali in Unione Europea. Io ci ho fatto due campagne per le primarie, portando le slide. Fabrizio Barca ha fatto uno straordinario lavoro sull'open government, sulle questioni dei fondi strutturali, raccontando nel dettaglio, mi pare sia opencoesione.gov, se non vado errato, come il sito di che Barca ha aperto e che va avanti sotto la gestione di Graziano Del Rio, tutte le difficoltà che noi abbiamo avuto di fronte e che cercheremo di affrontare, stiamo affrontando. Cos'è accaduto di nuovo nelle ultime settimane sui fondi europei? È accaduto che da Palazzo Chigi si è iniziato a togliere alle regioni che non spendono e a metterli sulle scuole. Continueremo a farlo, la strategia perché noi possiamo spendere meglio i fondi europei è un obiettivo di questo governo dichiarato nel corso del mio intervento in Parlamento durante la fiducia, in tutti gli appuntamenti internazionali, è stato oggetto di una conferenza stampa ad hoc con il capo del governo polacco Donald Tusk, in cui io ho sottolineato che dobbiamo fare come loro, che spendono il 98%, per cui francamente fatico a capire dove sia la notizia. Sì, c'è un tema, i fondi europei negli ultimi anni e decenni l'Italia li ha spesi decisamente peggio di come avrebbe potuto. Mi fa piacere che finalmente ci sia attenzione su questo. Il nostro governo, ovviamente, l'ho già detto, cercherà di ridurre il modello, di cambiare il modello, cercando di dare più denaro su questioni strategiche, infrastrutturali e importanti per il paese e meno per eventi una tantum. Fatico a dirvi qualcosa di più di quello che vi abbiamo già detto in questi sei mesi. Vengo all'Expo e vi ringrazio per la domanda, ringrazio Sara Monaci, ringrazio per la domanda sul paragone con il cantiere Ita e governo. No, non è la stessa cosa, anche perché Expo nel 2015 finisce, il governo voglio augurarmi di no, non si sa mai per carità, però a occhio le direi che il governo andrà avanti oltre. Ci sono delle similitudini, che è quello di fare un'operazione in un contesto di difficoltà, perché sicuramente ciò che è accaduto, noi non lo sottovalutiamo, è un elemento di turbativa che c'è stato durante il percorso della realizzazione dell'Expo. E ciò nonostante, lasciatemelo dire, l'operazione che è stata fatta con il decreto Madia, che poi è diventato legge e che ha inglobato, forse non è l'espressione giusta, Presidente Cantone, ma insomma inglobato dentro l'ANAC anche alcune un'autorità che già prima esisteva, l'autorità di vigilanza sui contratti e lavori pubblici, è una grandissima operazione, con un unicum, che è l'ipotesi del commissariamento che prima non esisteva, che il Presidente dell'ANAC d'accordo, diciamo, può proporre al prefetto della città interessata e che credo sia un fatto molto 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 significativo. Questo per dire che di fronte alle difficoltà qui si è reagito e si sta andando avanti, e il lavoro che la squadra di Beppe Sala stava coordinando è un lavoro positivo e quindi avrà un esito a mio giudizio straordinariamente efficace. Io voglio scommettere con voi, il 1° maggio, quando il Presidente della Repubblica inaugurerà l'Expo, sarà un grande momento di orgoglio per il paese. Prendo questo impegno con voi. Sarà il giorno del... So che solitamente a fare le previsioni uno dovrebbe stare prudente. Infatti vedo laggiù che dice, vai calmo. No, io... Se devi fare il pessimista fai un altro mestiere. Non fai politica. Il politico non è l'ottimista nel senso così... random del termine. L'ottimista è colui il quale costruisce un futuro che sia all'altezza dei propri sogni. E allora io vi dico che il 1° di maggio, quando inaugureremo l'Expo, non sarà soltanto il No Goofy Day, ma sarà anche il momento nel quale chi avrà lavorato, chi avrà messo un mattone, chi avrà messo un pezzo di legno, chi avrà costruito, chi avrà dissodato, chi avrà buttato via un rifiuto, chi avrà costruito e messo una pianta, quante sono le piante che... 20.000. Una delle 20.000 piante ex novo che ci saranno qui, ciascuno di questi si sentirà in qualche modo partecipe della vittoria dell'Italia. Ecco dov'è forse l'elemento di sintonia rispetto al governo, che qualsiasi cittadino che oggi faccia bene il proprio lavoro sta dando una mano non al governo ma all'Italia,
E io trovo un sacco di gente che ha voglia, tempo, desiderio e passione di mettersi in gioco per il nostro paese. Le questioni con il Comune di Milano sono tante, non sono soltanto queste, sono anche infrastrutturali. È evidente che saranno sciolte in un tavolo ad hoc. Oggi l'occasione è quella di, che è già in corso, ma che sono l'occasione di oggi per noi è fondamentale, quella di dire che si va avanti e che la tempistica dei lavori sarà rispettata. E allora l'appuntamento che vi propongo è il 16 di ottobre, ASEM qui. Lasciatemi dire con il sorriso sulle labbra che se l'Italia ce la farà grazie alla vostra dedizione. Allora questo è un Ferragosto al lavoro. Tanti italiani vorrebbero stare a lavorare a Ferragosto e non ci stanno perché non hanno lavoro. Ma la stragrande maggioranza delle persone è in ferie, in vacanza, come è giusto che sia. Io ho accolto l'invito di Beppe e dei due Maurizi di essere qui oggi per dirvi con il grande entusiasmo che deriva dal rappresentare oggi il paese più bello del mondo, che se riusciremo a rispettare i tempi e riusciremo a rispettare i tempi, sarà non per merito soltanto di Sala, dei suoi collaboratori, di Cantone, dei ministri, di tutti voi, della Presidente Bracco, del Prefetto, no. Se riusciremo a mantenere i tempi, e noi riusciremo a mantenere i tempi, sarà grazie al lavoro delle donne e gli uomini del cantiere di Expo. A tutti voi di cuore il miglior augurio di buon Ferragosto, sapendo che anche se lo passate di fatto sul cantiere, lo passate con il sentimento di affetto e di stima di tutta l'Italia. Grazie di cuore.